Publiti Comunicazioni Audiovisive. Concessionaria esclusiva della tua pubblicità. Telefono 368-381-5964. Siamo nel backstage della manifestazione Ti regalo il mio sorriso, che avrà inizio fra poco nella piazza di Cinisi. Uno spettacolo di beneficenza finalizzato a raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. Uno spettacolo dedicato alla moda, alla musica e all'arte. Direzione artistica Fabiola Catarinicchia, madrina della serata Valeria Marini. Ragazze, tra poco inizia la serata, come vi sentite? Un po' emozionate. È la prima esperienza come modella? No, no, non è la prima, però è come se fosse della prima. L'emozione c'è sempre. Giuseppe, stasera tu presenterai un'iniziativa molto importante, un evento molto importante. Come è nata l'idea di realizzare questo spettacolo interamente dedicato alla moda e alla beneficenza? Allora, Ti regalo il mio sorriso nasce l'anno scorso in spiaggia, sempre a Cinisi. Nasce l'idea di un progetto di diversi ragazzi e volevano ideare spettacolo e beneficenza insieme. Quest'anno l'abbiamo affidata al direttore artistico Fabiola Catarinicchia e madrina ospite della serata sarà Valeria Marini. Raccoglieremo per l'istituto IRCCS, che è un istituto di beneficenza ricerca tumori, è molto importante. Io, diciamo, ho perso mio padre per questo, abbiamo puntato su questo progetto e su questa ricerca. Ci sono voluti mesi di lavoro dietro, lavorare con i bambini non è facile, ma ti dà un sacco di soddisfazioni e sono contento per come è andato. Il tutto nasce dall'idea di un progetto estivo che si chiama Campus Estivo Vivendo l'Estate del Bim Bum Bam, curato dalla maestra Giovanna Vitale, che ha coordinato e ha avuto comunque l'iniziativa di organizzare questa sfilata. Che importante sensibilizzare le persone su questi problemi così grandi che affliggono la comunità. Assolutamente sì, la ricerca porta un sacco di opinioni, un sacco di progetti, un sacco di metodi, dalla chemio alla terapia alimentare, un sacco di possibilità per curare questa malattia che ad oggi sono sconosciute. Noi vogliamo puntualizzare che bisogna fare ricerca, bisogna fare prevenzione, perché la prevenzione è importante e bisogna comunque essere solidari ai problemi degli altri. Fino adesso, buonasera. Bene, poi a fine serata daremo un annuncio, no, di quanto è stato raccolto questa bellissima serata. Allora, io adesso vi volevo cantare un pezzo. Sì, sì, io sono sempre, sì, sì, assolutamente sì. I love you baby, I love you. Just
Enrico e Vito, pronti per questa sfilata? Sì, molto emozionati, elettrizzati. Come sono gli abiti che indosserete? Belli, a me piacciono, voi? Belli. È la prima volta che sfilate? No. Ah, quindi tu sei proprio un veterano delle sfilate, ne hai fatte tante già? Sì. Maria, sei pronta per questa sfilata? Sì. Che abiti indosserai? Questo è un altro. È la tua prima esperienza da modella? Sì. E come ti sembra? Bello. Ora mi trovo con altre due bellissime modelle, Maria e Maria Vittoria. Maria Vittoria e Maria, come vi sentite? Bene. Emozionata per questa sfilata? Sì. Che abiti ti faranno indossare? Cos'era questo? E tu invece? Io questo è un altro. Ed è la tua prima esperienza? Sì. Ti sta piacendo? Alessandro, una varietà incredibile di acconciature questa sera. Meravigliose, abbiamo scelto un tema anni 40, ci hanno dato queste direttive, come facciamo i capelli con il cuore, quindi non possiamo perdere. Anni 40, quindi capelli tirati su o capelli... Sciolti e morbidi, abbiamo visto, come hai detto tu all'inizio, una varietà sia con io, con Sparacio, i fratelli Sparacio, sia Pietro che Marco, abbiamo cercato di realizzare queste cose meravigliose. Pietro, da quant'è che state lavorando su queste acconciature? Da oggi pomeriggio, dalle 3. Ci stiamo ispirando, come ha detto già Alessandro, agli anni 40, quindi onde, molto movimenti, volume, semi raccolti e anche sciolti. Are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside,
there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Fabio, la tua invece hai curato la direzione artistica di questo evento. Ecco, tu operi nel campo della moda da tanto tempo ormai, hai vinto il concorso Disegna l'abito da sposa per Valeria Marini, poi sei diventata la sua assistente e poi docente in una scuola statale di Milano. Com'è stata questa esperienza? Cosa ti ha lasciato lavorare con lei? Allora, sicuramente è stata una bella esperienza perché comunque lavorare con dei personaggi importanti ti forma tantissimo, impari tanto, impari a capire un po' le dinamiche, anche come funzionano, impari a percepire i momenti, diciamo, di duro lavoro e duro stress in un altro modo. Ti forma tantissimo. Indubbiamente lavorare con lei è stato molto bello e soprattutto molto creativo, perché lei ha tanta fantasia. Dopodiché mi sono un attimino sganciata dal mondo della moda, diciamo, però ho continuato nel mondo dell'insegnamento, quindi adesso ho lavorato come supplente di educazione artistica in una scuola media statale di Milano, ed è stata anche questa una bellissima esperienza e credo di continuare in questo campo, cercando di non tralasciare comunque il mio mondo, che è sempre comunque dedito alla moda. Cosa consiglieresti alle giovani ragazze che vogliono intraprendere la carriera di stilista ma sono un po' scoraggiate dai tempi? Questo lavoro è un lavoro sicuramente duro, di pazienza, bisogna stare sempre, come si dice, ben ferrati e ben attenti alle mode che cambiano, e soprattutto bisogna avere tanta tanta pazienza, bisogna lavorare. Se uno si siede, come dico io, il lavoro si fa, se uno non si siede, non ha il tempo, il lavoro non si costruisce mai, quindi bisogna soltanto avere tanta pazienza e non mollare mai, ed essere forti e credere in quello che si vuole fare. Dottore, una serata importante dedicata alla beneficenza per la lotta contro il cancro. Nel contesto della serata lei ha parlato di prevenzione. In cosa consiste questa prevenzione e quanto è importante per la lotta contro il cancro?
La prevenzione è fondamentale nella lotta contro il cancro, però secondo me non esiste una prevenzione per il cancro, esiste avere delle sane e buone abitudini di vita che noi dobbiamo inculcare ai bambini fin da piccoli, che come ho detto poco fa i bambini sono il motore trainante della famiglia e della società. Quindi abitudini di vita che non consistono solo nell'alimentazione. Non è un problema solo del cancro, è un problema generale, se noi stiamo bene evitiamo anche il cancro. Però l'ultima cosa che io non sono ancora arrivato a dire, visto la fretta e visto come eravamo combinati, è che non sono solo tutto quello che noi diciamo per il cancro, come il fumo, l'alcol ed eccetera, non sono delle cause, sono delle concause. Con cause che abbinate al terreno, abbinate allo stato d'animo di una persona, possono causare il cancro. Quindi quello che noi di solito trascuriamo è lo stato d'animo, le emozioni delle persone. In che senso? Ci spieghi meglio. Le paure, le ansie, le fissazioni, sono delle situazioni che ti possono portare a un disturbo fisico. Quindi anche la gestione dello stato emotivo? Lo stato emotivo è importante, cosa che normalmente non viene considerata.